Buonasera e benvenuti anche questa sera nella mia cucina. Visto che fa veramente tanto caldo, stasera voglio fare qualcosa di fresco e ho pensato di fare un'ottima pasta con menta e limone. Per prima cosa mettiamo nel nostro recipiente, nella nostra casseruola, dell'olio e poi uno spicchio di aglio in camicia. Chiudiamo con il nostro coperchio Magic Cooker. Andiamo a accendere la nostra fiamma e andiamo a far insaporire l'olio per 2 minuti. Eccoci qui, passati il nostro paio di minuti, abbassiamo la fiamma, andiamo a togliere il nostro coperchio ed andiamo ad aggiungere la nostra menta. Chiudiamo il nostro coperchio. Proprio qualche secondo che facciamo prendere un po' di sapore all'olio. Ecco qui, passato qualche secondo, togliamo il nostro coperchio ed andiamo ad aggiungere la nostra pasta. Io faccio dei spaghetti e aggiungiamo la nostra acqua. E poi il sale. Ora chiudiamo col nostro Magic Cooker, alziamo la fiamma e aspettiamo che esce il vapore dal nostro coperchio per mettere la nostra tempistica dei spaghetti, che sono 12 minuti all'incirca. Come vedete, sta uscendo il nostro vapore, noi andiamo a abbassare la nostra fiamma e mettiamo i nostri minuti di cottura. Ecco qua, mancano 3 minuti alla fine della cottura, abbassiamo la nostra fiamma. Per chi vuole si può togliere l'aglio. Io lo lascio perché a noi in casa piace. E andiamo ad aggiungere il nostro parmigiano. Andiamo a amalgamare bene. Andiamo a finire i nostri ultimi 2 minuti. 1 minuto lo facciamo andare, poi 1 minuto spegniamo la fiamma. Passato 1 minuto ed ora col coperchio chiuso chiudiamo, spegniamo il nostro gas e facciamo attendere 1 minuto. Ed ora andiamo ad impiattare. Guardate com'è diventata bella, consistente. Andiamo a impiattare. Ecco qua il nostro piatto, ma non abbiamo finito perché ci aggiungiamo sopra delle scorze di limone, così, e la fogliolina di menta. Ed ecco qua la nostra pasta con menta e limone. Buon appetito!